Il regno dei titani, ok. Non posso fare a meno di dire che mi mancava un casino tornare all'inferno. Proprio non vedevo l'ora. Che bello schifo. Ok, un bel po' di punticini da spendere, quindi mi sa che come al solito, prima facciamo quello e poi andiamo avanti. 2 hours later. Ok, siamo pronti. Recuperiamo il nostro amico e avventuriamoci in questa simpatica distesa di cadaveri. Cos'è questa? Storia sembra abbastanza inquietante. Oh, c'ho la caduta. Bello, atterrare proprio in mezzo al sangue e in mezzo ai coglioni soprattutto. Perché siccome non ho avuto abbastanza rotture di palle fino adesso, giustamente non potevate unirvi anche voi al coro. Direi dopo quella specie di gigantesca bestiaccia che mi è toccato buttare giù. Voi siete proprio una scorreggia, però insomma, uno vorrebbe un attimino andare avanti senza menarsi la minchia. Ok, sono morti. Come sempre un applauso all'architetto che ha realizzato una struttura molto interessante. Chi è? Sento rumori. Oh, salve! Giusto in tempo per permettermi di sfoderare la mia doppietta. Ma siete fastidiosi, mamma mia. Mi mancavate per carità dopo quello che ho passato, però due palle uguale, cioè, detto in amici. No, non l'ha presa. Ok. Ah, per cortesia. Si dimostri ragionevole anche lei. È un peccato che non posso farvi l'esecuzione quella brutta. Ok. Porca di quella. Vabbè, sembrava strano che lo azzeccassi. Ok, un altro. Ok, un altro ancora. Oh, dai, su, non rompete le palle. Morite. E risparmiateci questa fatica. No, morite voi, non io. Bene. C'è un limite a quanto si può essere odiosi nella vita. E voi lo avete oltrepassato di gran lunga proprio. Oh, è veleno, non me ne ero mica accorto. Faccio qualcosa qui. Quindi bisognava sacrificarsi in mezzo al veleno per proseguire. Che sono sti rumori? Oh, bene. Una nutrita schiera di pezzi di merda. Questo è nuovo, ah no, è il Pinky. Ogni volta io non li riconosco. Oh, salve. Sugli spazi angusti. Oh. Vinco facile con voi altri. Recuperiamo tutto quello che si può recuperare perché mi sa che adesso comincerà. Eccoli. Il solito massacro. Alla quale ormai ci siamo più che abituati. Scusate se ogni tanto parto con una mezza scatarrata, ma non avete idea di cosa sto subendo nella mia gola. Cos'è sta luce? Oh, giusto, cosa poteva essere? Altri rompicoglioni. Rompicoglioni medio grossi, però. Io che mi incastro nelle pareti perché siamo furbi. Stai buona, anche tu, stai buono. Vabbè, qualcos'altro. Vabbè, ma basta. Uff. Uno inizia anche a infastidirsi a un certo punto. Vabbè, ma basta, dai. Uff.
E poi ci siete voi due. E magari mi volete dire che c'è anche qualcun altro, vero? Vero? Sembrerebbe di no. E allora proseguiamo. Ci si... che cazzo però, dai. Uff. Questo col lanciafiamme mi ha menato le palle in una maniera che non ne avete idea. Oh. Pigliati sto confettino e fammi andare avanti. No. Ok. Devo pensare che da qui in poi sarà una gigantesca menata di palle, vero? Sì. Ma proprio di quelle grosse. Vorrà dire che... Oh, salve. Vorrà dire che non mi farò problemi. Neanche loro, sembrerebbe. Ma sì, vai di plasma, su. Non facciamo sconti a nessuno. Chi è che mi picchia? Oh, salve, non l'avevo vista. Si aspetta il suo turno, per cortesia. Ecco. Che qui avrei una... Ecco qua, troppo tardi. Ho fatto la cazzata della vita. Vabbè, l'ho mandato. Lasciamo perdere. No. Come non detto. Gli sto scaricando lo scaricabile addosso. Voglio muoversi un po' più rapidi. Dove siete? Su. Vieni qua. Vedi come ti faccio passare la voglia proprio. Oh. Dov'è? Oh, salve. Anche tu, beh, sembra strano, no? Aia. Bene, due al prezzo di uno. Perché no, giusto? Mamma mia, ogni volta voi altri, eh. Oh, neppure uno. Ciù. Eravate due, dov'è il secondo? Siamo un po' più svegli, ragazzi, cioè. Un po' più di intelligenza. Ok. Dovunque dovessimo andare, mi sa che è arrivato. No. Dobbiamo ancora fare un po' di strada. Soprattutto dobbiamo fare un po' di casino. Adesso io recupero tutto quello che c'è. Oh, quello non promette bene. Almeno non per ora. Adesso recuperiamo tutto quello che c'è. E poi cominciamo a crivellare il crivellabile, salve. Al volo, questa è proprio... Era da pro. Era da super minchia pro. Chi è che sta sparando? Oh, salve. Un nutrito gruppo di minchiopodi. Doppio revenant scassa minchia in avvicinamento, eccolo qui. Dopo quello che ho passato con quel... Con quello specie di cosa, onestamente, voi altri non siete più così rompipalle. Mamma mia. Mamma mia se siete... Proprio... Delle cazzo di piattole attaccate al culo, proprio. Mancato clamorosamente, ma grazie al cielo. Non ce n'è stato bisogno, una manovra di Valsalva e passa la paura. Oh, salve. Bene. Proprio bene, ma non benissimo, direi, però... Ce ne sono due, vero? E uno ce l'avevo dietro. Ok. Ah, dimenticavo. Uno alla fine, a un certo punto, non ci pensa. Per cortesia, stia lì al suo posto, signore. Oh. Cavacca. Oh. Su. Chiudi il confettino e lasciami fare. Anche tu, grazie. Continuo a sentire rumori inquietanti. Mi sa che non è finita. Ehi, salve. Immagino che il cold damage fosse per lei, giusto? Se mi aspetta un paio di secondi, vengo lì e l'accontento in un attimo. Sta arrivando un altro? Sì. Oh.
dimenticanza mia. Finché vado in giro col fucile a scarico, è chiaro che può succedere un'altra cosa. Su, proseguiamo. Perché vedo già un assemblamento di kamikaze qua, che il primo l'ho mancato clamorosamente. Ci vuole provare a fare le cose pulite, ma... Ah, merda. C'è anche lo sparacchino. C'è anche Gigi lo sparacchino. E vabbè, mettetevi d'accordo però, belli di papà. Su. Ma come cazzo ho fatto a mancarlo, scusami, eh? Cioè, ero lì davanti, come anche mettendomi d'impegno non c'ero riuscito. Non vedendo assembramenti giganti di munizioni, mi sa che qua è solo una zona di passaggio. Molto poco confortevole a giudicare dalle urla che sento, quello sì. Ok, ci manca qualcosa. Oh, si è aperta una porta. E immagino sia fosse quella... No, era quella, questa, quella gialla. Io stavo cercando quella blu. Soprattutto siamo chiusi qua, mo. E cacchio... Ah, no. Oh, cazzo. Cazzo. Sono cascato come un pirletta. Però c'è qualcosa che devo fare lì. Giusto. Non avevo visto il buco. Devo pensare che questo lo faccia da ascensore. Oppure mi sono perso qualcosa. Vediamo che succede, mo. Oh, bisognava solo nascondersi. Occhio alle pozze. Ok, siamo fuori dall'altra parte. Guardiamoci intorno. Tante cose belle lì. Però dove si entra? Bella domanda. C'è una stradina di qua. Con tanti schifi di varia natura. Tanti veleni vari ed eventuali. Ma proprio tanti, eh. Va bene, figo, si teletrasporta per picchiarli. Molto comodo. Ecco, stavo per dirlo. Di fronte a tutto questo veleno ci doveva essere qualcosa di estremamente importante. E così è. Cazzo! Oh, bene. Questo è molto comodo. Decisamente comodo. Anche se col cazzo che muoiono. Ok. Ok, mi è finita l'invulnerabilità. Il gioco è bello quando dura poco, dicevo quello, ma ne sono uscito vivo uguale. Torniamo dove eravamo rimasti. Non è vero mai. Sembrava tutto troppo bello. Sembra in questi casi mai una volta che mi facessi i cazzacci miei. Mamma mia. E quanti? Quanti missili in bocca vi devo tirare a voi altri? Perché metà di quelli lo sta... Oh. Altro? Due addirittura, bene! Two pinkies smell che one, diceva la pubblicità. Finché si incastrano, ecco, non sono più incastrati. Uno. L'altro non sa neanche dove sta andando. Upla. Schivate di classe proprio. Sono nella merda fino al collo. Mamma mia, oh. Andiamo avanti che è qua. Ci ammazzano in men che non si dica. Su, prego. Ma vaffan. Ciao Revenant. Vabbè. Gioca a smissilare come tuo solito. Non mi fai paura, lo sai. Chi è che spara? Oh, un altro. Pensi che mi fai qualche problema? No, assolutamente, vieni. Pure tu, vieni, vieni. Pensi davvero di farmi anche male, tipo. Su. Pensate che abbia tempo da perdere io, no, perché... Insomma, non è che c'ho tutta la sera io qua, eh. Insomma, vogliamo tipo finirla. Bene.
sembrava tutto troppo bello. Ho recuperato quello che serviva ed eravamo un tanto così dal perderlo, perché che siamo stupidi. Che cazzo, sono due. Dove sono caduto? Nel posto giusto, dai, pensavo peggio. Ok, ritorniamo su. Molto comodo anche per... Sì, vabbè. Questo è da stronzi però, Ritorniamo alle doppiettose abitudini della vita. Sì, vabbè, però basta. Cioè, Una doppietta nel cranio proprio, una sdoppiettata secca. Senza chiedere permesso. Aspetta, forse ho capito. Oh. Molto comoda come cosa, L'ascensore più strano che mi sia capitato, ma finché serve al suo scopo, chi si lamenta, no? Il problema è che dobbiamo continuare a menare adesso. È anche abbastanza forte. Ok, quella è la... il teschio che ci serviva per andare avanti prima. Lo recuperiamo e prepariamoci, che come al solito. No. Non è successo niente. Strano. Ecco, le ultime parole famose. Non sono invisibili. Bene, siccome non me ne vanno il cazzo abbastanza i pinchi normali, no? Capito? Facciamoli anche invisibili. Mi immagino proprio alla riunione alla Bethesda. A un certo punto la gente si sarà stancata, si stancherà di smissilare i pinchi. Perché non li facciamo anche invisibili? Giustamente, se sono invisibili non li posso far colpire dal missile ricerca. L'altro dov'è piuttosto? Eccolo là. Quanti cazzo sono? Credo di aver contato male, lo sai? Eccoli là, sti kamikaze maledetti. Tanto so che ce ne sono ancora, venite qua, su. Su. Oh. Non l'avevo vista arrivare. Con le vostre movenze plastiche. Che è porco giù, da 3 cm dalla faccia me l'avete spawnato. Comodo, devo dire. Ecco qua. E come un minchione mi sono esploso mentre lo ammazzavo. Ok, anche questo. E anche quest'altro, su. No. Prima il fucile per questi rompipalle, poi il lanciarazzi per quegli altri. È inutile che mi lanci l'onda energetica, ecco. Ma perché ogni volta mi spawna a 3 cm dalla faccia? Sta cosa è fastidiosa, E vabbè, è morto. Cose che capitano. Se non sto attento pure io muoio, quindi... Opla. Oh. Ditemi che c'è... vabbè, ma che due palle! E anche a te, su! Merda, sono finiti i colpi. Madò! Il Gatling è servito al suo scopo. Chi c'è? Oh, salve! Per lei ho già quello che serve. E torniamo dove eravamo rimasti. Anche perché immagino adesso... No, non siamo dove eravamo. Prego, ci illumini. Soltanto l'uccisore del destino poteva ergersi contro l'orda. Dinanzi a lui, la disperazione si diffondeva come una malattia, instillando paura negli esseri d'ora e ricacciandoli nelle profondità più oscure. Ma dagli abissi sorse il grandioso, un campione più possente di tutti i precedenti, il Titano. Di incommensurabile potenza e ferocia, solcò le terre e affrontò l'uccisore del destino. Un'epica battaglia venne combattuta nelle lande desolate,
Il titano lottò con la furia degli innumerevoli nemici sconfitti dall'uccisore del destino, ma cadde comunque, e la sua sconfitta mise in rotta l'orda dell'ombra. Salute. Direi che siamo dove eravamo prima. Perfetto. Decisamente quello che ci voleva in questa situazione. Ma cos'è che sta esplodendo? Su, 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 uscite fuori. Su. Bene. Bene. E adesso torniamo ai metodi classici. E vabbè, ma oh, basta. Cioè, non mi prendi la prima volta, non pensare, non provarci di nuovo, cioè. Questi se no sono i risultati. Che okay. Magari se mi schivi le fiamme. No, qui dove eravamo prima. Perché sento un rumore familiare? Fanculo, mi hanno fatto in tempo a salire, sono morto. Ok, da dove mi fa ripartire? Questo non lo possiamo più ascoltare. Andiamo oltre. Sai che il Berserk me lo tengo per i momenti peggiori, eh. Pensavo fosse... Mamma mia. Pensavo fosse una roba per... una roba veloce, ma mi sa che... purtroppo non avrò questo privilegio. Dovrò anche evitare di prenderlo, perché sennò... faccio una cagata allucinante. Opla. Cerchiamo di... fare le cose pulite per evitare il peggio. Solo che porco giù da quanti siete. Ma ci provo a fare le cose pulite, ma... poi i risultati sono questi. Ok, ho visto la bestiaccia arrivare. Perfetto. Soprattutto tu, Troia. E tu. Non ho usato il berserker a cazzo di cane stavolta. Ok, giusto in tempo per evitare il peggio. Chi è? Oh, ciao. Cazzarola! Per poco non l'ho potuto usare. Sarebbe stato meraviglioso invece. Mi avete negato questa gioia, brutti stronzi. Cazzo. 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 Oh. Su, fuori anche tu. Ma tu ogni volta che mi manca un tanto così per andare avanti, sei sempre la che mi spara a chi le spalle. Su. Ficchiamo sta maledetta teschia e andiamo avanti, che non ne ho più voglia, ok? Bene. Ho come il vago sospetto che... Che c'è? Oh, non l'avevo visto. Dicevo, ho come il vago sospetto che le cose stiano non per peggiorare, ma proprio andare nella merda più merda possibile.